cos'è quella cosa? Sono dei meteoriti che cadono sul monte? No, scusate? Abbiamo scoperto tipo un mondo parallelo, qualcosa del genere. E vai, ricominciamo a giocare a nascondine. Ma sei lì dietro, ma dai, ma fai schifo a sto gioco, Black. Ci ha lasciati da soli in piazza. Oh no, Lucy scappa. Lucy, corri a casa. Ciao a tutti da Carinelle e bentornati su Children of Silentown. Proverei a partire verso sinistra in modo da mantenere una sorta di ordine e non perdermi. Vabbè che il villaggio è sempre lo stesso, però controlliamo se c'è qualcosa con cui interagire. Solito covone di paglia. È sempre la solita paglia, anche se oggi ha uno strano odore. Un terribile odore. Che roba è? Oddio, cosa cavolo ci hanno messo dentro? È uno di loro che non si lava? Devo proprio? Sì. C'è una botola. Una botola che puzza di piedi? Bleh, vediamo dove porta. Ma scusami, io il primo posto che becco becco una botola? Oh mio Dio, è un passaggio segreto con... Ma è un genio, io l'ho detto dall'inizio che lui era un genio. È quello più bravo di tutti a nascondino, non l'avremmo mai trovato. Ci sono formaggi comunque. Questi formaggi non sono molto profumati. Blu, ciao. Eri tu che facevi questo odore? Mi hai trovato? Wow, sei un drago a nascondino, Lucy. Non mi trova mai nessuno qui. Mi stavo preparando per restarci tutto il giorno. E lui si porta dietro il formaggio da mangiarsi sul coso, alla griglia, tipo raclette. Trovo difficile credere che non ti abbiano mai trovato con questa puzza. Che posto è questo? Non sapevo nemmeno esistesse. È la dispensa segreta del panettiere. Me l'ha fatta conoscere Luca. È merito suo se sono tanto bravo nascondino. Ah, quindi era Luca il genio. Comunque, vuoi del formaggio fuso? No grazie. Ha tutta l'aria di essere marcio. Guarda che buono. Ci credo, ma te lo lascio ben volentieri. Io i formaggi li detesto, per la cronaca, anche nella vita reale. Comunque ti ho trovato. Sì, è vero. Puoi dire agli altri che mi hai stanato. Non vieni in piazza? Visto che ho acceso il fuoco, finisco di cuocere il formaggio. Vi raggiungo dopo. Ti piace proprio? Sì, non fa ridere. Vabbè. Noi alziamo le mani con rassegnazione, guardiamo il fuoco e Calcifer. Blu si è messo bello comodo. A quanto pare sì. Ma si può proseguire per di qua perché... Cosa c'è qua? Ah, vedo il panorama. Cos'è quella cosa? Sono dei meteoriti che cadono sul monte? No, scusate? Sta succedendo qualcosa di strano. Questa valle, dove si trova? Non l'ho mai vista. Il vento che passa tra le rocce fa un simbolo armonioso. Sembra quasi un canto. Oh mio Dio, il canto che sente lei e che sente Raven. Ottieni una nota. Oh mio Dio, quindi ho una nuova canzone? No, fa parte di una canzone che non abbiamo ancora mai sbloccato. Io sono scioccata però. Abbiamo scoperto tipo un mondo parallelo, qualcosa del genere. Ok, torniamo su e andiamo a cercare gli altri ragazzi. Dovrò cliccare su tutti gli oggetti che trovo in giro comunque, perché saranno nascosti negli antri più bui e tenebrosi del villaggio. Niente, è vuoto. Valeva la pena controllare, anche se c'è Raven lì a due passi da te in piena vista, che sta guardando il cartellone di... Chi è che è scomparso? Trovata! Ma non ti sei nascosta, Raven? Ah, scusa, mi sono distratta, stavo guardando... Oh, un'altra sparizione. Lo conoscevi? A quanto pare sì, mi sa che era un suo parente. No, non è vero, bugiarda, secondo me lo conosci. Penso spesso a quando sarà il mio turno. Oddio. Non hai motivo di pensarlo, perché dici così? Anche dovesse non succedere mai, non capisco cosa ci sia di bello in questo villaggio. Piuttosto che vedere la mia foto su un muro, preferirei andare nella foresta perché l'ho deciso io. Non ha tutti i torti effettivamente, anche se sa un po' di rassegnazione, non è il massimo. Ti va ancora di giocare? Hai già trovato Black? No, perché dovrei mentire, non l'ho ancora trovato. Non ancora. Ho capito. Credo che resterò qui ancora un po'. Quando lo trovi, dimmelo. Allora, punto numero uno, c'è sicuramente una love story tra Raven e Black. Ma punto numero due, la cosa sta prendendo veramente una piega deprimente e non so perché questa cosa stia succedendo. Cioè, a parte il fatto che la gente sparisce all'interno di una foresta e non si vede mai più. Ma a parte questo, mi sembra tutto molto allegro e gioviale, su via. Olivia, tu hai qualcosa da dirmi? Salve! Oh, ciao Lucy, fai una passeggiata? Sto cercando i miei amici, giochiamo a nascondino. Brava, brava, divertitevi, ma senza far chiasso, ma che stress! Hai visto passare qualcuno? No, Lucy, credo che qui non ci sia nessuno dei tuoi amici. Ho capito. Buon divertimento, grazie! Secondo me lei è una venduta, c'è qualcuno nascosto qua ma non ce lo dice.
Allora, proviamo ad andare verso la foresta, che è la zona più pericolosa. Secondo me qui troveremo Red, che è il più sprezzante. No! Oh mio Dio, c'è la nostra amica. Come già che si chiama? Aha, l'ho vista! Tana per Sunny, esci dal nascondiglio. Sunny? Oddio, cosa sta succedendo? Da qui non mi sente. Perché ha le mani sulle orecchie? Perché mi sa che sta sentendo la canzone. Oh mio Dio. Aspetta un attimo, voglio vedere se riesco a capire cosa le è successo. Cosa stracavolo è appena successo, ragazzi? Ha guardato la porta tipo che dà sulla foresta, credo. Oh mio Dio, non c'ho voglia di fare gli indovinelli, ragazzi. Oh, di nuovo quello con i bottoni. Le cose si stanno facendo alquanto complicate, però, eh. Forse ho capito. Se io parto da qua... Aspettate, faccio il giro così, poi giù, vado in qua, vado così, faccio il giro di qua. Ok, ce l'ho fatta. E ora sei riuscita a ricucire il suo ricordo. Ha visto i mostri, lo sapevo. C'era abbastanza intuitivo effettivamente, non è che la cosa mi sorprenda. Che altro è successo? Ok, si è avvicinata al cancello e fin qua c'erano i mostri al cancello. Ma di giorno? È un po' strano in pieno giorno, non avevo idea. Credo di aver sentito qualcosa. Sunny, sono qui! Oh, Lucy, eri tu? Meno male. Era per chi doveva essere. Cosa succede? Sembri spaventata. Credo di aver visto qualcosa tra gli alberi, oltre il cancello. Eh? Sicura? Io vedo solo noi e... beh, nessun altro. Scusami. Vuoi che dia un'occhiata? No, ma sei scema? Dimmi se vedi qualcosa, però non ti avvicinare troppo. Va bene, tu aspetta qui. Andrà tutto bene, siamo in pieno giorno. Ma questo che cavolo di garanzia dovrebbe essere? Cioè sì, l'ho appena detto anch'io, ma questa cosa tralasciamola. Qui non c'è niente, per fortuna. Sì, guarda un pochino più da vicino, che non si sa mai. Sunny si è sbagliata, spero. Allora posso dire a Sunny che non c'era nulla, ho guardato. Buone notizie, non c'è nessuno. Davvero? Scusami Lucy, forse l'ho solo immaginato. Beh, in effetti questa strada fa paura. La prossima volta giochiamo da un'altra parte. Ora esci da lì, dai. Sì, ma è comunque lei che è andata a infilarsi in questa strada. Nessuno gliel'ha obbligato a fare. È stato un nascondino avventuroso. Mi dispiace, io ero qui tremante mentre tu penserai che io sia infantile. Cosa? No, penso che tu abbia 5 anni. Cosa che hai realmente? Credo avranno 10 anni al massimo sti bambini, non lo so. Cosa? No, stavo solo scherzando. Tu sei la più matura tra noi, in base a cosa? Ogni tanto persino Red ti ascolta. È un bel traguardo, sai? Anche perché Red ha una cotta per Sunny. Potevamo dirglielo in una delle opzioni di dialogo, quindi secondo me è la verità. No, Lucy, non è così. Eh? Io non lo faccio perché sono matura. Temo solo le conseguenze di fare la cosa sbagliata. Quindi praticamente una che se la fa sotto. D'altronde anche questa è maturità, eh? Tutte le notti ho paura che quei ruggiti possano entrare dalla finestra e portarmi via. Sunny, ascolta. Ti difenderò io o puoi farcela? Allora, sono entrambe in realtà delle opzioni valide. Questo le dimostra la nostra amicizia, però secondo me la cosa giusta da dirle è puoi farcela, perché dobbiamo fare in modo che lei creda di più in se stessa. Tecnicamente l'unica persona che può salvarla è proprio lei. Non c'è ragione per cui i mostri dovrebbero rapirti. Fossi in te non mi preoccuperei. No, suppongo di no. Non è il caso di restare qui. Ti aspetto in piazza con gli altri, va bene? E io vado a cercare gli altri disgraziati che chissà dove diavolo si sono andati a infilare. Sicuramente ci sarà un ragazzo per strada. Posso guardare di nuovo quale piantine. Sunny l'ha potata di nuovo, credo. Io non vedo differenze. Neanch'io dal primo capitolo. Andiamo dietro al granaio. Qua qualcuno ci sarà per forza di cose. Molto probabilmente Red a questo punto. Ah, c'è un foglietto. Che cosa diavolo è, scusate? Qui c'è un foglietto. Marameo, non mi nascondo mai due volte nello stesso posto. Ah, era il foglietto di com'è che si chiama? Di Blu. Vi ricordate che Blu si era nascosto qua dentro al sacco nello scorso episodio? Forse era un riferimento a quello. Ah, che simpatico. Ho tenuto l'adesivo, sì! Evviva! Ah sì, achievement sbloccato periodo Blu, quindi sì, era un bigliettino di Blu, avevo ragione. Ok, a quanto pare andare verso il granaio è stata una mossa inutile. Mi mancano ancora quanti bambini? Scusate, mi mancano Red e Black, forse solo loro. E si troveranno tutti e due all'interno della casa, quello del contadino, mi fa un po' strano. Oh, i conigli sono di nuovo qua! Tornati alla vita di sempre, eh? C'è un... perché c'è una freccia che va verso il basso? La posso anche prendere. Ah, è tipo una corda da tirare. Ok, tiriamola. C'è qualcuno là sopra sicuro. No, cosa? Mi hanno fatto uno scherzo, maledetto. Bah, Red.
Oh, aspettate un attimo, ragazzi. Ho avuto un flash. Scusatemi, ma abbiamo guardato tutte le strade. Black non l'abbiamo ancora trovato. E Raven ha detto di andarla a chiamare nel momento in cui avevamo trovato Black. Non è che magari lui tipo è andato a nascondersi nella foresta per dimostrare a Red che non era un fifone e quindi l'abbiamo perso per sempre? Spero di non aver fatto il predictone della vita, ragazzi. Hai paura dei ragni? Eh? No, ho paura delle ciotole in testa. Che ti salta in mente? Quindi a te non fanno paura. Con Black e Silver ha funzionato. Potrei provare con gli scarafaggi. Red, stiamo giocando a nascondino. Io ti ho trovato e ora fini in piazza. Agli ordini! È una mente semplice, Red. In fondo non mi dispiace come bambino. Sempre il solito. Posso raccogliere il ragnetto? Sì! Fa gli scherzi e poi lascia tutto in giro. E devo raccogliere io. I ragni finti, ok. Non so bene a cosa mi possano servire per ora. Ragazzi, io non avevo ancora provato ad andare verso casa mia. Che stupida, non ci ho pensato che qualcuno potesse andare a nascondersi là. Oh, c'è di nuovo il vecchietto, quello che aveva aggiustato la fontana. Salve! Sgrunt! Tutto bene? Vai a giocare altrove, bambina. Quindi non posso passare qua dietro, non posso andare dalla vecchia. Quindi sappiamo che Black non è andato a casa della vecchia. Eccolo lì, ma dai! Posso parlare di nuovo col tizio? Uff, mi ci vorrà tutto il giorno. Scusi! Lucy, lasciami lavorare e stai alla larga della bottega. Di questo passo non finirò mai. Devo chiamare tuo padre? No, ho capito. Vado da sola da Black. Sì, l'ho visto che è là. Perché non posso andarci? Ah, non mi lascia passare. Devo distrarlo in qualche modo. Mi sa che dovrò ricorrere ai miei poteri. Provo su Black? Magari mi va a trovare un modo per farlo uscire da lì. Non lo so. Allora, lui si crede invincibile, eh? Guarda, nessuno ti scoprirà mai all'interno di quella porticina semiaperta. Posso usare il canto degli oggetti sulla tromba, quella che aveva costruito il falegname. Non so a cosa mi possa servire oggettivamente, forse mando via il padre di Red? Ok, altre due ore di gioco, ragazzi. No, e continuo a sentire l'accetta che martella, che cosa fastidiosa. Facciamo 1, 2 e poi metto questa e faccio di nuovo 1 e 2. No, mi manca l'ultimo. Ma ora che me lo fanno notare, in realtà io posso spostare addirittura 4 di questi. Credo di doverlo far girare in modo da avere il ponte che prosegue per di là. Aspettate, ho fatto la cosa corretta nel primo quadrante. Ora devo riuscire a far ruotare questo qua. Quindi devo fare 1, 2, 3. E al quarto tentativo metto questo, giusto? Sì, ok, ci siamo, ci siamo. Ora devo riuscire a far ruotare i due là in alto. Questo deve ruotare solo di uno, quindi facciamo 1, 2, 3 e poi vado a mettere questo qua e ruota di uno, perfetto, quello ce l'abbiamo. Dobbiamo fare solo più l'ultimo, deve ruotare di 3, quindi faccio 1, poi metto la rotellina, poi 1, 2, 3. Ce l'ho fatta, ragazzi, ce l'ho fatta! Attenzione, attenzione, sto diventando potentissima con questi giochi. Ora torniamo indietro nel tempo e mi sono dimenticata che cosa stavamo qua. Ah già, la tromba! E abbiamo un ricordo di chi? Oh, il falegname che costruiva la tromba. Oh, guardate, quanto mi manca il falegname. Era un personaggio essenziale. Mi manca più il suo cane, a dire la verità. Però vabbè. Questo strumento, che sia quello che gli avevo commissionato io, sembra incompleto. No, aspettate, il padre di Red aveva commissionato uno strumento musicale al falegname. Questo vuol dire che allora anche gli adulti avevano la musica un tempo e poi hanno rinunciato a tutto? Will, non eri certo il tipo da lasciare le cose a metà senza un buon motivo. Temo però che tu te la sia cercata. Non è vero! Bah, non ha più senso pensarci, quel che è stato, se lo tengo qui finirà con rovinarsi. Meglio portarlo a casa. Oh, bravo! Quindi tiene lo strumento, o forse lo fa solo per toglierlo dai bambini, non ho idea. Ma abbiamo ottenuto ciò che volevamo, cioè se n'è andato, via libera! E ora possiamo andare a sgamare Black. Ciao Black! Trovato! Oddio quanto cigola. No, non vale. Cosa? Ti ho visto, sai? Hai convinto il padre di Red ad andarsene in qualche modo. E quindi? È sleale spostare le cose. Devi trovarmi, non smontarmi il nascondiglio. La miseria, smontare il nascondiglio mi sembra un po' eccessivo. Era una persona, non un asse di legno. Con le persone la regola non vale, mi pare ovvio. Vuoi un pugno? Ora mi nascondo di nuovo. Chiudi gli occhi e ti faccio un occhio nero. Ma devo di nuovo veramente cercarlo per tutta la città, non ci credo. Sei fastidiosissimo, Black. Ah, che permaloso. E vai, ricominciamo a giocare a nascondine. Ma sei lì dietro, ma dai, ma fai schifo a sto gioco, Black. Black. Ah, hai barato di nuovo, non è vero. Oh, mi ha spinto.
Ma maledetto! Comincia a innervosirmi. Ma sono d'accordo con te, porca miseria. Oh, tu hai visto dove è andato Black? Shaw, vieni qui. No, secondo me non può essere passato da lì. Fammi controllare solo se non è ritornato nello stesso posto di prima. Non ci credo, l'ha fatto davvero. Pensava di fregarmi e invece è solo un idiota. E mi spinge di nuovo. Ma no, vabbè, è una roba insostenibile, dobbiamo andare avanti in eterno. E di nuovo qua, Black, ma... Raven, scusami, tu che sei l'unica che sa ragionare con Black. Hai trovato Black? Sì, però non vuole andare in piazza. È già in piazza che ti aspetta. Ho capito, va bene, ci vediamo lì. Ma non volevo mentirti, porca miseria, Raven, scusami, mi dispiace. È servito qualcosa? Assolutamente a niente, solo a far incavolare Raven perché l'ho mentito. Beh, io però tecnicamente l'ho trovato, non è colpa mia se non si è mosso da là. Adesso sarà arrabbiatissima con me, ragazzi, mi odierà a morte. Non è vero che avevi trovato Black, mi hai mentito. Beh, non era così importante. Con Lucy la bugiarda ci parlerò domani, oggi non parlarmi. Non capisco perché se la prenda tanto. Ma io in realtà non ho mentito, ragazzi. Scusatemi, non è colpa mia. È Black che non vuole arrendersi al fatto che l'ho trovato. Mi sa che è arrivato il momento di utilizzare le bandiere forti. Dovrò usare la ciotola dei ragni per spaventarlo, sì. Il gioco dice di sì. Questa la mettiamo qui. Oh oh! Attenzione, attenzione. Prova ad andare di nuovo di là adesso, Black. Infame. Vediamo. No, scusa, non volevo darti le spalle. Volevo pigliarmi un'altra botta. Grazie, è gentilissimo come al solito. Io ormai c'ho tipo la... Oh oh, l'abbiamo beccato. Noi comunque abbiamo praticamente il sedere rotto fuori di cadere, ma fa niente. Ah, eri lì, direi che ti ho trovato. Ah, che schifo. Lucy, è opera tua? Di che parli? Cos'è successo qui? Allora questa è opera di Red. Adesso vado in piazza e gliela faccio vedere io. Ah, spero non si mettano a litigare. Posso raccoglierle di nuovo? Purtroppo no. Non posso. Chissà Red dove le trova queste cose. Forse le aveva prese nel negozio di Zonko Hogsmeade. Eccoci qua, finalmente. Ci sono tutti i bambini. Red, questa volta mi hai fatto arra... Ehi, Black, secondo te quanto fango entra in un paio di scarpe? Ho in mente uno scherzo, niente male. Ah, sì, beh... Non mi interessa. Puoi fare i tuoi scherzi a tutti, ma non a me, capito? Non so di che parli, ma... Cosa avresti tu di speciale? Senza di me che ti aiuto nei lavori pesanti, tu non potresti fare niente. Chiedi pure agli altri se non è vero. Oggi sei nervoso, eh? Va bene. Lucy, cos'è più importante? Il mio cervello o la forza bruta di Black? Il cervello di Red, ragazzi, al 100%. Ah? Perché mi tirate in mezzo? Giusto, sentiamo. Diglielo tu, Lucy. Ma se fino a poco fa mi davi gli spintoni... Dunque, io credo che sia più importante l'astuzia, l'ho detto al 100%. Come è ovvio, ho un milione di idee che posso realizzare anche senza di te. Però io... Se sei stufo di aiutarmi, non farlo, tanto ho già in mente il prossimo scherzo. No, non intendevo dire... Non fa niente. Abbiamo rovinato un'amicizia, ragazzi. Ehi, Lucy, siamo tutti qui. Sì, l'avevo intuito, grazie. Cambiamo gioco ora. Va bene. Non credo di aver tralasciato nulla. Va bene, Blu ci raggiunge subito. Ah già, è vero, Blu. Non ho tralasciato niente tranne un bambino dentro un pozzo. Eccomi, giusto in tempo. Va bene, giochiamo a qualcos'altro allora. A chiapparella? Va bene. Wow, che spasso. Adesso li devo inseguire per tutta la mappa. Dimmi di no, ti prego. Però povero Black, scusami, è maltrattato da tutti. C'è una dinamica strana di amicizia tra questi bambini comunque. Non so, capisce se si odiano tipo. Ah, lei sta andando a casa. Ciao Sunny. E ora... E oh, sta diventando buio, ragazzi. Inizia a diventare notte. Oh mio Dio. Ok, vanno via Raven e Black. Ma forse sono fratello e sorella a questo punto, ragazzi. Vivono insieme? Poi magari la romance che avevo in testa era tutta nella mia testa, per l'appunto. E quindi... Quindi cosa? Me lo chiedo anch'io. Quindi hai un covo segreto pieno di formaggi puzzolenti? Sì! Però se agli altri lo dici così mi prenderanno in giro. Perché dovrei dirglielo? Un covo segreto è segreto, no? Giusto! Senti, Blu... Quale pensi sia il motivo per cui tuo zio è sparito? Ah, boh, proprio contatto, lei fa le domande... Non saprei. Tutti dicono che non rispettava le regole, che se l'è cercata. E tu invece cosa pensi? Lui era un tipo in gamba. Non si sarebbe mai messo in pericolo volontariamente. E neanche Luca.
Prova a prendere questa, Lucy. Sono pronta. E ovviamente la lancio in Tibet. Ci avrei scommesso. Ah! Blu, vieni subito a casa! Ci ha lasciati da soli in piazza! Senti, Blu, quelle voci che sentiva Luca. Oh, ci ha lasciati da soli, porca miseria! E notte siamo da soli in piazza! Blu? Dove sei? Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, cosa sta per succedere? Oh no, siamo di fianco alla strada che porta alla foresta! Oh no, Lucy scappa. Lucy, corri a casa! Oh mio Dio! Sta per venire un colpo di scena! Oh! No, è l'alba. No, è il tramonto. Non ho capito cosa è successo. Sì, è il tramonto. Non andare là, ma scusa, ma sei scema. Ho capito che c'hai la palla in mano, ma corri a casa. Oh mio Dio. Adesso vediamo nostra madre. No, abbiamo sentito delle note, tipo la canzone. Noi non abbiamo i piedi, tra l'altro. Non avevo ancora notata questa cosa. Perché non abbiamo i piedi? E ci inoltriamo nella foresta, perché la voce ci ha attirato. Ma siamo cretine? Oh mio Dio. Quella voce era di nostra madre? Veniva da questa parte? Ma non ci andare, scusa, sai che ci sono dei mostri che ti attirano con le voci e tu ci vai? Cioè, ma... Papà si preoccuperà, dovrei tornare subito indietro. No, non saresti neanche dovuta andare in primis. Cosa? Cosa, Lucy? Che c'è? Lucy? Lucy?